Ed ora invece siamo in compagnia di Giorgio Adamo, buonasera. Ciao, Ciao, buonasera a tutti. Grazie, benvenuto appunto qui su Radio Beat Music, come stai? grazie, sto molto bene, molto bene. In affanno tra mille prove, allestimenti, sì, parte a breve in tour, quindi insomma, abbastanza indaffarato, ma contentissimo. Guarda, io invece prima di iniziare proprio ti chiedo proprio una cosa sul tuo passato, ma anche presente. Qual è, Certo. diciamo, il ruolo che hai interpretato appunto in diversi anche musical così che magari ti ha segnato di più? Guarda, ce ne sono stati tanti, però io credo che il personaggio che ho portato sulle mie spalle per tanto tempo e che mi ha dato davvero tanto, perché mi ha fatto anche viaggiare molto, è stato il personaggio di Siddhartha. Lo porto davvero nel cuore e tutti i luoghi in cui sono stato mi hanno dato sicuramente una marcia in più per il mio cammino. Quindi Siddhartha, lo devo dire, nonostante ci siano stati tantissimi altri ruoli che sono davvero importanti per me. Però Siddhartha, ecco, l'accendo. Beh, ora invece parlando del tuo presente, appunto, La Bomba è il tuo nuovo singolo. Sì, il mio nuovo singolo. Come hai già detto, io vengo dal teatro, ma ancora prima nasco come frontman rock, insomma, quindi ho avuto un excursus nel mio percorso artistico con mille sfaccettature. Però parallelamente ho sempre portato avanti la passione per la scrittura, e quindi però ho avuto sempre un po' il timore, un po' il rispetto verso la parola cantautore. E non ho mai, ho sempre lasciato la roba nel cassetto. Ora non so, forse attraverso il mio percorso sono riuscito a riempire il mio bagaglio di tante emozioni e magari anche di un pizzico di sicurezza in più e di voglia di dire la mia con le mie parole, e ho deciso di tirare fuori la testa fuori dal sacco e far capire a tutti che Giorgio, insomma, è anche un cantautore. E quindi adesso la bomba è un po' un'apripista, insomma, per il mio progetto. E questo brano, appunto, da dove nasce il testo? Il testo nasce ormai circa 4 anni fa, perché l'ho scritto nella notte in cui riscoppiò, diciamo, ritornò alla cronaca che fosse riscoppiata la guerra in Palestina, la guerra infinita, quindi lo metto sempre tra virgolette, questo riscoppiata. E quella notte mi sentii molto molto turbato, soprattutto perché il testo parla in realtà del menefreghismo, no? Che abbiamo noi molte volte verso le cose che ci sembrano così lontane, ma in realtà ce le abbiamo molte, molto vicine. E avevo scritto queste parole tutto d'un fiato, quella notte, anche la melodia mi svegliai nel cuore della notte con il ritornello già in testa. E poi scrissi la canzone tutta in una volta. Poi l'ho messa lì nel cassetto per un po' di tempo e poi mi sono ritrovato nel novembre 2015, dovevo partire, stavo andando a Parigi perché avevo delle date alle Folies Bergère proprio con Siddhartha, e accadde la tragedia del Bataclan. Insomma, mi riecheggiarono molto quelle parole che avevo scritto. Sentì ancora più vicina la situazione, e sostanzialmente quella bomba che si avvicinava mi ha fatto molto riflettere, e ancora di più sul significato della mia canzone. E così è una sorta di, io lo chiamo una sorta di defibrillatore per la mia coscienza, questo brano. Poi che riesca a riecheggiare anche nelle coscienze degli altri, ben venga, però questo è un esame di coscienza che faccio con me stesso prima, di questo senso di colpa, di questo menefreghismo generale che abbiamo sostanzialmente, anche se io riesco a partecipare molte volte emotivamente a queste cose, ma in realtà di base siamo distanti finché le cose non ci sfiorano, insomma. E quello che poi è successo in Europa è stato l'esempio, perché eravamo tutti allarmati. E questa è la bomba. Tra l'altro di questo brano appunto è pubblicato anche il videoclip. Sì, ho pubblicato un videoclip. Innanzitutto volevo anche ringraziare l'arrangiatore del brano che ha lavorato con me agli arrangiamenti, che è stato Alberto De Rossi.
che è un grandissimo chitarrista, compositore, autore, ora ha lavorato con tanti, tanti, tanti artisti e ultimamente comunque negli ultimi anni lavora sia chitarrista che autore di Alexia negli ultimi suoi progetti. E poi passando al videoclip, è stata un'idea che abbiamo scritto, lo storyboard è nato insieme a Gloria Miele, che è la mia compagna, e poi ho avuto la collaborazione preziosissima di Matteo Zonca, che è stato il regista di questo videoclip, da un'idea molto semplice, quello che volevo, delle immagini comunque semplici che però arri facessero arrivare un messaggio molto profondo. Non ti sto a narrare lo storyboard della storia di questo video, ma lo potete scoprire sicuramente su YouTube. È davvero bello, quindi grande, grande Matteo Zonca. E prima hai detto che avevi anche già dei nuovi progetti in cantiere. Puoi già dirci qualcosa? Guarda, io al momento sicuramente ho in programma di buttare giù altra. Ho scritto tanto, quindi ho altri singoli lì nel mio scrigno, quindi voglio aprirlo al più presto e tirarli fuori uno dopo l'altro. Però parallelamente, come ti ho detto, continuo con il teatro e a giorni partirò in tournée con, chiamo in prova, quindi partirò in tournée con il Jesus Christ Superstar, con il grande Ted Neely, che sarebbe lo storico Jesus del film del 73, e ancora a 75 anni lui riesce ad avere una carica pazzesca, quindi per qualsiasi artista è un'emozione grandissima stargli accanto, rubargli un po' di energia. E saremo con la regia di Massimo Romeo Piparo, quindi è comunque il Jesus Christ Superstar storico che Piparo porta in giro ormai da più di 20 anni, quindi è un'emozione grandissima. Siamo in prova, carichissimi, e adesso partiremo in tournée europea, quindi saremo ad Amsterdam, Sofia, andremo a Barcellona, poi a Madrid. Ci sarà anche un rientro in Italia, quindi invito tutti sicuramente a non perdersi questo capolavoro, che è un evergreen imperdibile. Beh, comunque per scoprire tutte le informazioni e le date anche basta seguirti sui social. Sì, assolutamente, sui social sono presente, ho aperto anche da poco una nuova pagina dedicata maggiormente alla musica, che è Adamo Giorgio Music, su Instagram naturalmente, Adamo Giorgio Music, e poi su YouTube, c'è il mio canale che è ancora giovane perché nasce proprio con la bomba, perché è stata una mia nuova pelle questa, quindi ho voluto riscrivere, riaprire un nuovo capitolo. Quindi vi aspetto numerosi, seguitemi, cliccatemi, visualizzatemi, che ormai queste sono le cose fondamentali, ovvero che attraverso il web si riesca a diffondere il più possibile il verbo. E allora, visto che adesso appunto in conclusione ci ascoltiamo la bomba, ci fai proprio tu il lancio radiofonico? Sì, va benissimo. Come si fa il lancio radiofonico? Giorgio Adamo la bomba, molto semplice, così. Niente, innanzitutto vi ringrazio davvero tanto, tanto per lo spazio e invito tutti a seguirmi il più possibile, a scoprirmi nel mio percorso che si fa sempre più intenso e non perdetevi la bomba di Giorgio Adamo. Questo appunto era la bomba di Giorgio Adamo. Allora, prima di concludere, ti voglio fare anche un'altra domanda sul teatro. Trovi differenza tra un pubblico, diciamo, italiano e un pubblico europeo, visto che appunto stai facendo anche questa tournée europea? Guarda, la differenza io non lo dico sempre, non è che si vede la differenza. Molte volte quando andiamo, cerchiamo di essere, tendiamo ad essere sperofili quando andiamo all'estero e diciamo no, perché qui in Italia non funziona, lì. Io ho avuto esperienze dappertutto e il pubblico, in base a quello che gli dai, il pubblico reagisce perché le emozioni parlano chiaro, quindi sono convinto che se si riesce ad arrivare al pubblico, il pubblico è uno, hai sicuramente delle emotività differenti magari, però le emozioni che trasmetti e la risposta e l'affetto in realtà sono molto simili nei loro occhi, no? La differenza magari rispetto ai posti in cui vai, dove può esserci
come dire, un'istruzione, un'abitudine a ricevere alcune cose piuttosto che altre, o dal punto di vista organizzativo, quindi è più una questione di meccanismo del teatro, di come funziona in un paese piuttosto che in un altro, ma in realtà il pubblico poi quando gli porti qualcosa di bello, il pubblico è uno, siamo persone con sentimenti, con emozioni e quando gliele smuoviamo ti riescono ad abbracciare nel migliore dei modi e questo mi è successo a tutte le latitudini. Dagli Stati Uniti alla Centro America, in Europa o ovunque, davvero. Ho girato tanto e per me è sempre bello dare a chiunque un sorriso o una lacrima. E questa è la mia missione, insomma. E ne sono davvero fiero E e allora orgoglioso. ti chiedo anche, pensi che in Italia bisogna investire di più sul teatro? E beh, questa è una cosa che si dice davvero da tanto, troppo tempo. Purtroppo i teatri ancora continuano a chiudere, abbiamo avuto veramente dei tagli incredibili, quindi quello, molte volte quello su cui si fa leva e molte volte si ringrazia è sui privati che riescono magari ad investire su determinate cose. Poi ci sono purtroppo anche i fannulloni. Io vengo da un'esperienza molto negativa dell'anno scorso, che è stato sicuramente un musical, un'opera delle più grandi mai messe su, che purtroppo per mezzo di alcune persone, per colpa di alcune persone negligenti, non è andata a buon fine. Questo nonostante avessero anche dei fondi pubblici, quindi molte volte si dice investi, dobbiamo investire di più, dare di più, ma bisogna capire a chi dare, perché poi se si dà alle persone sbagliate fanno dei pastrocchi. Però certo, sul teatro bisognerebbe sempre investire, sulla cultura assolutamente. Però ci sono tante belle realtà, guarda, tante tante belle realtà in Italia. Continuano, perseverano, nuove, vecchie, di quelli seri ce ne sono a bizzeffe, quindi io sono sempre molto fiducioso che ciò che è buono possa assolutamente trionfare, assolutamente, perché poi il bello esce fuori, prima o poi, ne sono certo. Beh dai, speriamo veramente che sia così. Sì, assolutamente, assolutamente. Viva la musica, viva l'arte, viva tutto. Quindi andate a teatro, riempite i teatri, i concerti e soprattutto i gruppi emergenti. Abbiamo veramente un sottobosco di gruppi emergenti che io stesso sto cominciando a riscoprire adesso perché dalla musica contemporanea. Diciamo, io sono rimasto nostalgico per tanto tempo perché venivo dall'hard rock, dal rock anni 70, eccetera, eccetera, quindi mi sono perso una parte di musica contemporanea. Però io vedo adesso e scopro, anche perché mi sto cominciando a mettere in gioco anche io come cantautore, sto scoprendo davvero delle cose bellissime, bellissime, bellissime. Quindi andate ai concerti, quelli piccoli, anche quelli che vi sembra il concertino del paese. In realtà lì arrivano delle nuove proposte davvero interessanti. Quindi la gente deve andare, deve alzarsi e spegnere la TV la sera e fare un salto dal vivo. Per sentire, per toccare le emozioni, perché ce ne sono tante, ne distribuiscono davvero tante, molte volte ne distribuiscono anche gratis e ce le perdiamo. Quindi invito davvero tutti a riempire le sale, dove c'è arte. Eh già. E in conclusione, volevi fare anche qualche ringraziamento a qualcuno in particolare? Ma sì, ringrazio, cioè, avrei da una lista infinita, però ho ringraziato sicuramente già i miei collaboratori. Come Alberto De Rossi, lo cito di nuovo, alla batteria sul brano La Bomba c'è stato Enrico Santangelo, un altro grande batterista, jazzista, insomma, tutto, un grande
una grande macchina del ritmo. Ringrazio ancora Matteo Zonca, che è stato fondamentale nella regia del videoclip, con l'assistente Giulia Rovessi. Voglio ringraziare tutti quelli che mi seguono e che mi hanno aiutato e sono stati fianco a fianco con me in tutte queste mie esperienze, e l'ufficio stampa di Dinazione Milano, che sta facendo un lavoro veramente grandissimo per sponsorizzare e far arrivare questa bomba. In questa missione Spread Bomb, insomma, quindi che spero possa arrivare davvero a più persone possibili e possa dare le emozioni che io volevo dare, e dai, che arrivino davvero a più persone possibili. Io me lo auguro e ringrazio tutti coloro che stanno facendo davvero tanto per me. E ringrazio voi per lo spazio molto ampio, che è sempre difficile, quindi davvero grazie a voi che sostenete queste cause. Allora, grazie a te e alla prossima allora. Grazie, grazie, alla prossima, un bacio a tutti e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. A prestissimo. Ciao. Ciao.